Ciao trader e benvenuto nei risultati della sfida per quanto riguarda i future intraday. In questo periodo, ovvero nelle ultime due settimane di aprile, come di consueto, vi abbiamo messo a disposizione quelle che sono le soglie HFT, ovvero dei valori, delle aree di prezzo da utilizzare per fare trading sul future dello Standard & Poor's. L'obiettivo di questa iniziativa è farvi prendere confidenza con questo strumento, capire se è effettivamente uno stile operativo che si adatta a quelle che sono le vostre esigenze. È stato un primo mese in negativo di questo 2019. Andiamo come sempre a fare prima un breve raffronto tecnico. Il periodo temporale che ha caratterizzato la sfida è stata dalla metà alla fine di aprile, quindi un momento di bassa volatilità sui mercati, che ha culminato con il massimo storico, nuovo massimo storico ritoccato di una decina di punti per quanto riguarda il future dello Standard & Poor's. Sostanzialmente in queste due settimane la sfida si è conclusa in pari, ovvero le operazioni in gain sono state uguali a quelle andate in stop, quindi non hanno presentato nell'arco temporale un significativo beneficio per i nostri investitori. Andiamo quindi ad aggiornare quella che è la nostra tabella di marcia. Ricordiamo sempre che quando si parla di questo tipo di approccio al mercato, ovvero molto statistico, si deve sempre fare un discorso sull'ampio periodo, e vi vogliamo dimostrare con questo che attenersi semplicemente a delle finestre temporali è un po' frutto della fortuna più che della statistica. Quindi dopo un gennaio chiuso decisamente con il segno più, febbraio leggermente in positivo, marzo un buon positivo, comunque secondo statistica, aprile facciamo segnare il primo segno meno di questo 2019. Ci sta, è ovvio che questi sistemi statistici lavorano bene in un concetto statistico, e quindi il mese di aprile piuttosto compresso come quotazioni ha sfasato un po' quelle che sono le dinamiche. Un sorriso ce lo fa strappare maggio, che seppur siamo assolutamente all'inizio del mese, vedete, abbiamo già recuperato la loss di aprile. Quindi questa è un po' quello che caratterizza la nostro stile operativo. Per quanto ci riguarda, ti aspetto alla prossima sfida, e ti ricordo quello che è la nostra community, il nostro portale della Trading Investing Academy, dove potrai trovare liberamente, consultare quelli che sono i nostri corsi gratuiti di trading per capire anche il lato più discrezionale di questa operatività, e se invece vuoi già fare il salto di qualità, con i nostri acceleratori, con i nostri starter pack, avrai già modo di mettere in simbiosi l'aspetto teorico sì, ma anche pratico sui mercati. Ti aspetto alla nostra community e noi ci vediamo il prossimo mese. Ciao!